Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del Tg6. In apertura eh, gli argomenti che riguardano illegalità e corruzione eh, perché è stato proprio questo il tema eh, del, dell'incontro di questa mattina all'Università di Chieti a cui ha partecipato tra gli altri anche il presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione Raffaele Cantone, il servizio di Francesca Romana Testi. Una tavola rotonda dal titolo Costituzione economica e democrazia pluralista. A presiedere rappresentanti dell'Ateneo di San Paolo, Brasile, di Buenos Aires, Argentina, di Napoli e due uomini di diritto. Da un lato, Giovanni Legnini, vicepresidente del CSM, dall'altra, Raffaele Cantone, dell'autorità giudiziaria anticorruzione. Tutto ruota intorno al concetto di equilibrio Stato ed economia. Quando lo Stato debba avere incarico di intervenire con indirizzi di politica economica. E quando invece, viste le mutate condizioni, la crisi abbia imposto di cambiare i paradigmi sociali. È proprio Giovanni Legnini a sottolineare come oggi i vincoli europei si frappongano all'obbligo dei nostri paesi di soddisfare i diritti dei cittadini con regole ferree. Per un verso ho l'obbligo di soddisfare alcuni diritti, io Stato, per un altro verso avrei intenzione di soddisfare i diritti. Per un altro verso ancora ho necessità di superare l'avverso ciclo economico, per un altro verso mi devo attenere, ho l'obbligo di attenermi al vincolo, questo è il cuore del problema che il nostro Paese ha affrontato, a mio modo di vedere, ha affrontato in questi anni e continua, per una parte importante ancora. Ancora ad affrontare. Il dualismo tra economia e diritto è il perno dell'intervento di Raffaele Cantone che apre il suo discorso con una domanda: Quali sono le conseguenze dell'illegalità sul sistema economico? Perché spiega: Solo quando si avrà chiaro l'immobilismo che crea la corruzione si potrà capire l'importanza della libera concorrenza. La corruzione è un sistema che blocca l'economia poiché impedisce l'ingresso di nuovi attori. Mica la corruzione è un sistema unilaterale, c'è una pubblica amministrazione cattiva, corrotta, che impone le tangenti e povere persone che pagano le tangenti. Questa è una visione assolutamente sbagliata. La corruzione è un classico reato contratto, ovviamente lo dico agli studenti, è un reato plurisoggettivo che ha la struttura tipica di un contratto, dove c'è un'idea in belle, c'è un rapporto per il quale due persone vogliono la stessa cosa. Ed ora cambiamo argomento, parliamo di rifiuti. I nuovi indirizzi politico-programmatici dettati dal nuovo esecutivo regionale per il comparto ambientale interessato non contemplano la realizzazione di un impianto di incenerimento con recupero energetico a chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti urbani. Pertanto la scelta della Regione è chiara e netta no agli inceneritori. Così, in una nota, il sottosegretario regionale con delega all'ambiente e all'ecologia, Mario Mazzocca, che è intervenuto nuovamente sulla questione degli inceneritori a seguito delle polemiche sollevate nei giorni scorsi dal Movimento 5 Stelle. Percolato che finiva nelle acque del Saline con un alto valore inquinante. Questa è la ragione che ha portato la capitaneria di Porto di Pescara al sequestro dell'impianto di stoccaggio dei rifiuti di Villa Carmine, a cui è seguito un avviso di garanzia rivolto al commissario ad acta Domenico Orlando. La procura di Pescara gli contesta i reati di inquinamento ambientale, danneggiamento, oggetto pericoloso di cose e mancata bonifica del sito. Bomba ecologica sul Saline di ieri mattina la notizia del sequestro da parte della Guardia Costiera nell'impianto di Villa Carmine. Il provvedimento, firmato dal GIP del Tribunale di Pescara, è stato necessario a causa del grave degrado causato all'ambiente. Si parla di percolato che sfociava direttamente sul fiume. È una discarica che già nel momento in cui venne individuata presentava delle criticità perché era proprio a ridosso dell'alveo del fiume e quindi con delle problematiche già note al suo tempo. Tant'è che anche per questa ragione il Saline è diventato prima sito di interesse nazionale e poi sito di interesse regionale per quanto riguarda l'inquinamento. Ieri è intervenuto questo, uh, questo sequestro ad opera della capitaneria di Porto, ma rientra, diciamo così, nella più ampia attività che è stata svolta dalle, ehm, dalle, dalle forze di polizia sul, sul territorio, anche su richiesta di questa amministrazione, perché l'obiettivo è quello di cercare di portare il risanamento nel fiume Saline e fare sì che il Saline. né, da... Problema possa diventare una, una risorsa. Si è parlato di responsabilità del commissario ad acta. Eh, il commissario ad acta ha ricevuto una, un avviso di garanzia, eh, credo che fosse una, un atto dovuto. Eh, adesso, nel, nel merito della questione, io non voglio entrare perché, comunque, c'è un'attività di indagine in corso. Eh, ciò che mi preme è la salvaguardia dell'interesse dell e della, della la tutela eh, della, della salute dei miei eh, concittadini e dei, dei, dei turisti che verranno qui a Montesilvano, quindi dobbiamo procedere in tempi eh, rapidissimi a cercare di intervenire e risolvere il, il problema. Ed ora parliamo della vicenda Ryanair perché oggi c'è stato un importante incontro a Roma, il Ministero ha confermato e rilanciato il suo impegno per la riduzione in tempi certi dell'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco e quanto si legge in una nota ehm, seguita all'incontro, come detto oggi, al Ministero dei, delle Infrastrutture e dei Trasporti tra il Ministro Graziano del Rio, che vedete in queste immagini, il Vice Ministro Riccardo Nencini, il Presidente della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini, il Presidente della Regione Sardegna Francesco eh, Pigliaru, il Presidente della Regione Abruzzo Luciano D'Alfonso e i vertici di Ryanair, in particolare l'amministratore delegato Michael O'Leary. Vedete proprio l'incontro tra Regione Ryanair che si è tenuto nel, qualche settimana fa a a Pescara. L'incontro di oggi spiega la nota del Ministero dei Trasporti. Ha rappresentato l'inizio di un percorso per arrivare a conclusione positiva delle problematiche aperte che riguardano, lo ricordiamo, lo scalo. Di, ehm, di Pescara, per quanto riguarda la nostra regione, più in generale, verrà compiuta dal ministero una disamina puntuale per ridurre gli oneri impropri sul funzionamento infrastrutturale al servizio del turismo. Andiamo all'Aquila: notizia delle scorse ore un'ordinanza di sgombero de, da parte del sindaco Celente di alcuni alloggi del progetto Case di Sassa con le Brincioni a rischio. Per motivi di pubblica incolumità. Intanto gli operai del Comune stanno continuando le operazioni di rimozione delle recinzioni dei gazebo nei progetti Case, iniziate tra mille polemiche proprio il 6 aprile. Gianmarco Mengla. Dopo i momenti di grandissima tensione vissuti ieri, continua anche oggi la rimozione forzata di fioriere, gazebo e recinti realizzati dai condomini del progetto Case negli spazi esterni di fronte alle loro abitazioni. Il Comune aveva deliberato lo sgombero forzato dei mari materiali il 30 marzo scorso con inizio esecutivo dal 4 aprile. La Beffarda Tempistica ha voluto che proprio il 6 aprile, anniversario da 7 anni dal terremoto del 2009, gli operai del Comune abbiano iniziato a smantellare i manufatti e le recinzioni di ogni condomino. Rabbia e perplessità da parte degli abitanti del progetto case. Quei recinti non davano fastidio a nessuno, dicono. I problemi sono altri. Il Comune pensasse a mettere i contatori e a fare manutenzioni, visto che pochi giorni fa è crollato un altro balcone. Non solo, se proprio era necessario rimuovere i manufatti, perché proprio il 6 aprile, giorno della ricorrenza del terremoto? I tempi, eh, l'arroganza e la cattiveria con la quale sono state eseguite queste operazioni, nessuno toglie che. Se, se bisognava togliere o liberare degli spazi comuni ok. però così come il comune è in grado di mandare delle raccomandate o avvertire singolarmente le persone di dover poi sgombrare delle parti comuni così poteva avvertire che eh, si dovevano liberare alcuni spazi, con, non con un cartellino dove c'era scritto praticamente che c'erano degli spazi nei garage occupati da altre persone questo poi il 6 aprile una cosa del genere non è ammissibile. Non si capisce a chi davano fastidio. E ci sono cose più urgenti da, da risolvere all'Aquila. Il progetto Casa è questo qui no, ma gli altri sono tutti fatiscenti. Sono tutti da abbattere, soldi sprecati, pagati da noi. Io, io ho chiesto al Comune se potevo fare così così, tipo questo, sì, sì lo puoi fare. E poi non l'ho fatto, perché non l'ho fatto in tempo. Io ci ho autorizzato, mi ha fatto una carta scritta. E poi non ho cambiato idea? E poi è rimasto così. E io l'ho incominciato a fare, ma proprio utilizzato dal comune. Intanto, sia come sia, al progetto Case di Sant'Antonio c'è chi, impugnando trapano e martello, sta provvedendo autonomamente a smontare i manufatti, anticipando il lavoro del Comune. Cambiamo argomento. A poco più di una settimana dall'incendio nella Italpannelli di Ancarano, in provincia di Teramo, la Procura iscrive i primi due nomi nel registro degli indagati per incendio colposo. Sono due operai di una ditta esterna che stavano effettuando i lavori di saldatura sul soppalco. Secondo una prima ricostruzione, infatti, a causare le fiamme sarebbe stata una scintilla partita dalla fiamma ossidrica utilizzata dai due operai. Nei giorni scorsi, intanto, la Procura ha i lavori di messa in sicurezza dell'area, mentre si attendono i risultati degli ultimi accertamenti su aree e campioni di terreno ed alimenti, eh, i precedenti non hanno evidenziato alcun inquinamento e rimangono in vigore le prescrizioni all'epoca dell'incendio fissate sia per il territorio Teramano che per quello Ascolano per un raggio di 5 km dalla Italpannelli. Il lavoro adesso, la CGL ha elaborato la nuova Carta dei diritti universali del lavoro e sabato scenderà in piazza nei quattro capoluoghi di provincia. Paolo Renzetti. Noi abbiamo appena concluso una grande campagna di consultazione in tante assemblee nei posti di lavoro sulla Carta dei diritti. Abbiamo raccolto molti consensi e sabato 9 aprile avvieremo la seconda fase di questa nostra grande iniziativa. Il 9 aprile in tutte le piazze d'Italia e quindi noi saremo nelle piazze di Pescara, dell'Aquila, di Chieti, di Teramo a raccogliere le firme a sostegno della Carta dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici per un lavoro dignitoso al quale sia riconosciuto un equo compenso, al quale sia riconosciuto il diritto alla formazione e non vengano consentiti licenziamenti illegittimi e senza giusta causa. Una carta importante anche alla luce degli ultimi accadimenti e della situazione dell'occupazione nella nostra regione. È una carta che parla a tutto il mondo del lavoro per riunificare il mondo del lavoro. Raccoglieremo le firme anche per tre quesiti referendari. Uno per l'abrogazione dei voucher, che sono diventati l'esemplificazione del lavoro precario. Il secondo, per ristabilire il principio della responsabilità solidale nel campo degli appalti. E il terzo, per abrogare quelle norme che rendono facili i licenziamenti illegittimi e senza giusta causa dopo il Jobs Act e non soltanto con il Jobs Act. A Teramo è arrivato in mattinata il camper dell'INPS per informare sulle novità in tema di previdenza. Studenti e dipendenti dell'Università di Teramo hanno fatto visita al campus universitario di Costa e Sant'Agostino al bus itinerante dell'Inps, arrivato nel capoluogo a Purtino, per la campagna di educazione previdenziale Vivi il presente, guarda il futuro. Il progetto si pone come obiettivo quello di agevolare una migliore conoscenza del sistema previdenziale nazionale e illustrare ai ragazzi le opportunità offerte dal progetto Garanzia Giovani. In un periodo in cui la previdenza viene, è oggetto di riforme che provocheranno grandi sacrifici ai futuri pensionati, è bene che i ragazzi, ragazzi siano informati su, su cosa li attende e su come possono ottimizzare il loro percorso. Ma oggi firmiamo anche un accordo per, per l'attivazione di tirocini nelle sedi dell'Inps, nelle sedi della provincia di Teramo, in cui lavoreranno i nostri studenti e i tirocini che sono finalizzati anche questi a diffondere una cultura previdenziale che necessariamente deve essere rielaborata. Le pensioni in Italia sono un tema caldo soprattutto dopo la riforma Fornero che ha allungato la vita lavorativa creando polemiche e tensioni sociali. La scorsa settimana i sindacati sono scesi in piazza contro la riforma chiedendo una maggiore flessibilità del sistema pensionistico. Per il direttore dell'Inps Abruzzo Roberto Bafundi il tema della discussione deve essere quello di coniugare la sostenibilità finanziaria Finanziaria con la dignità della vita una volta terminato il periodo lavorativo. Credo che questo sia il tema su cui si dibatterà in futuro per tentare di coniugare entrambe le, le necessità, quella del contenimento della spesa pensionistica e dall'altro, conferire le opportunità a tutti i nostri cittadini di poter mantenere sempre viva la loro aspettativa di vita. E Adesso andiamo a vedere la giornata del reclutamento nei centri per l'impiego. Siamo al centro per l'impiego di Pescara, oggi è la giornata del reclutamento. Eh, tanti i giovani che si sono presentati questa mattina negli uffici di Via Passo Lanciano. Vogliamo spiegare un po' il senso di questa iniziativa. Questa giornata è, è servita ad avvicinare a, le aziende al centro per l'impiego, a far sapere cosa che non tutte le aziende sanno, che le aziende possono rivolgersi a noi per per appunto per selezionare il personale di cui hanno bisogno. Ci sono diversi ragazzi, diversi giovani sono venuti questa mattina. Sì, in gran parte erano persone che si erano già candidate inviando il loro curriculum al nostro sito, eh, al nostro indirizzo di posta elettronica perché appunto cogliamo l'occasione per dire che le nostre offerte di lavoro vengono pubblicate sul sito pescaralavoro.it nella apposita sezione. Noi facciamo una prima opera di preselezione del di questi curriculum e quindi li inoltreamo alle aziende, le quali poi contattano ovviamente le persone che ritengono di dover contattare, che hanno i requisiti che loro cercano. Probabilmente questa iniziativa serve anche per far sapere che non è vero che non c'è lavoro in giro. Di lavoro ce n'è, ma non così tanto, non così di, di così grande qualità come a volte si dice. Sicuramente non quanto ne viene chiesto. Restiamo sempre a Pescara, operazione anticontraffazione in corso da questa mattina da parte di una decina di agenti della polizia. Municipale presso il mercatino etnico dell'area di risulta della stazione di Pescara. Gli agenti ehm, stanno provvedendo al controllo e al censimento della merce esposta sulle bancarelle degli ambulanti. Eh, hanno provveduto anche all'identificazione dei venditori, tutti di origine africana, e al sequestro di merce risultata contraffatta. Ai controlli, in ausilio eh, della Polizia Municipale, hanno eh, partecipato anche alcuni agenti della squadra volante della Questura di Pescara nel corso delle operazioni non si sono registrati particolari momenti di tensione. Dalla scorsa estate inoltre si parla della chiusura e del trasferimento del mercato eh, etnico e degli ambulanti in regola in un'altra zona diversa dalla stazione centrale. Sempre a Pescara giornata della trasparenza amministrativa con un convegno che si è tenuto nella sala consigliare del municipio. Assessore Santavenere, prima giornata della trasparenza amministrativa in comune a Pescara, una giornata importante. Oggi noi vogliamo condividere con tutta la cittadinanza, con ovviamente anche i ragazzi presenti in sala consigliare, un percorso diciamo, di cittadinanza, di condivisione e infatti trasparenza vuol dire avere la possibilità di conoscere quelle che sono le attività istituzionali dell'ente ma anche quelle che sono le modalità, le procedure dell'erogazione dei servizi. Quindi per noi è molto importante dare garanzia per quei valori appunto costituzionali del buon andamento, dell'imparzialità, della legalità dell'azione amministrativa, quindi soddisfare il diritto di informazione e di controllo che il cittadino ha. Eh, nostra intenzione è potenziare questo con un software che renda addirittura automatico nel momento in cui l'atto viene praticamente prodotto l'inserimento in questa sezione di amministrazione trasparente. Abbiamo oggi anche proprio voluto parlare di quelli che sono gli strumenti effettivi di dialogo con il cittadino perché noi crediamo davvero che eh, ricostruire e quindi riconquistare la fiducia del cittadino mh, possa davvero iniziare da un percorso di condivisione di quello che l'ente appunto svolge quotidianamente ma soprattutto di rendere tutto quello che viene fatto trasparente quindi bisogna anche non soltanto parlare di trasparenza formale quindi normativa ma anche di trasparenza sostanziale cioè fare un, davvero come dire un passaggio culturale una manifestazione questa che ha suscitato eh, le polemiche eh, del centrodestra con Carlo Masci che ha distribuito ritagli di giornale con articoli riguardanti le polemiche sul caso mare inquinato. Si parla in un convegno questa mattina a Palazzo di Città di Trasparenza, non è mancata la polemica. Carlo Masci avete distribuito al pubblico presente in aula consigliare degli articoli di giornale piuttosto eloquenti, perché? Sì, perché poi i convegni sulla trasparenza lasciano il tempo che trovano di fronte ad un'amministrazione che di trasparente non ha nulla. Abbiamo distribuito un collage di articoli di giornale dove ci sono le intercettazioni di Alessandrini e dei suoi compagni, dove si parla delle ordinanze fantasma. Questa è un'amministrazione che dal punto di vista della trasparenza fa esattamente il contrario nel momento in cui dice che organizza incontri con i dirigenti e con gli amministratori per trovare il modo di eludere le contestazioni dell'opposizione oppure per fare ordinanze che poi hanno avuto un eco nazionale ed internazionale, ma anche la vicenda dei pini di Via Regina Margherita dove nessuno l'altro ieri sapeva che ci sarebbe stata una mattanza 19 pini che sarebbero stati tagliati, meno male che li abbiamo bloccati attraverso la soprintendenza e continuano così questi amministratori e fanno anche i convegni sulla trasparenza e noi per questo abbiamo distribuito in maniera tranquilla, serena, senza creare problemi, eh, questo collage di articoli che dimostra quanto non sono trasparenti. E adesso parliamo del Vinitali di Verona, manifestazione ormai alle porte che si svolgerà dal 10 al 13 aprile che è arrivata la sua cinquantesima edizione. Ci sarà anche la regione Abruzzo che porterà in esposizione le sue eccellenze del territorio. Vinitaly 2016 per l'Abruzzo sempre all'insegna dell'eccellenza, quest'anno cosa cambierà? quest'anno un'edizione particolare siamo alla cinquantesima edizione del Viniter la più grande manifestazione mondiale circa il mondo del vino l'Abruzzo sarà come al solito protagonista con 90 cantine vinicole con l'enoteca regionale oltre 400 etichette e soprattutto con la partecipazione all'Agrisol di 23 imprese che operano nel settore olio in un momento in cui si parla soprattutto di mercati l'Abruzzo in questa occasione a cosa punterà? ma l'Abruzzo continua questo trend positivo circa il vino nel 2015 abbiamo avuto un più 9% di export su questo filone stiamo lavorando tantissimo insieme anche ai consorsi di tutela, alle camere di commercio e a tutte le associazioni che seguono il mondo del vino. I territori si distinguono per particolarità all'interno dell'Abruzzo? Sì, ci sono le DOC, le DOCG, una serie di territori competitivi in senso positivo, porteremo la nostra presenza e soprattutto la nostra biodiversità a Verona con i nostri stand, con le nostre cantine e con tantissime proposte che si svilupperanno sui quattro giorni della manifestazione. Adesso apriamo la pagina dello sport partendo dalle designazioni arbitrali della Serie B per la 35 giornata del girone, per quanto riguarda il girone di ritorno. Venerdì Avellino Pescara che si giocherà alle 20.30 è stata affidata a Gersini di Genova mentre sabato alle 15 Virtus Lanciano in Tella sarà diretta da Pinzani di Empoli. E parliamo del Pescara, la squadra ovviamente si prepara alla trasferta di Avellino ma è piena emergenza per quanto riguarda la formazione ieri sera intanto ehm, svolta nell'assemblea dei soci della società eh, Bianca Azzurra, approvato il bilancio con il voto contrario dell'ex amministratore delegato Danilo Iannascoli eh, che invece ha detto sì alla ricapitalizzazione ha approvato il bilancio con il voto contrario dell'ex amministratore delegato Danilo Iannascoli. Questo l'esito non certo a sorpresa dell'assemblea dei soci del Pescara che si è tenuta ieri sera nella sede di Lungo Fiume Paulucci. L'esercizio si è chiuso con un risultato negativo come già annunciato e che richiederà la ricapitalizzazione. La minoranza del gruppo Iannascoli rappresentata dall'avvocato Rodriguez e dal commercialista Roberto Costantini ha votato contro l'ultimo rendiconto finanziario, ma ha detto sì alla ricostituzione del capitale sociale. C'è da considerare però che la società bianca-azzurra potrà contare fra un paio di mesi sulle cosiddette plusvalenze che nella prossima estate porteranno diversi milioni di euro in cassa con le probabili cessioni di lapadule e caprali che rappresentano ad oggi i gioielli di famiglia del Delfino. È quasi certo anche alla luce dell'assemblea dei soci di ieri che resteranno inoptate quote societarie per un 5% e che potrebbero essere a questo punto rilevate da nuovi imprenditori che potrebbero potrebbero entrare in società. Due i nomi su tutti, quello di Dino Zampacorta già sponsor del Pescara e Guido D'Angelo Antonio. Sempre l'assemblea dei soci ha provveduto a nominare Vincenzo Marinelli presidente onorario del Pescara. Intanto la squadra si prepara alla gara di domani sera ad Avellino con molte incognite, probabile anche il forfè di Zampano che costringerà Massimodo a fare sordire in difesa il baby Cristian Ventola. Sul fronte organico emergenza piena con cinque difensori out, al centro Giranno forna e Mandragora con Vitturini e Ventola sulle fasce. Si tenterà però di recuperare in extremis Zampano. Ed ora andiamo in casa della Virtus Lanciano e andiamo ad ascoltare una pilloletta di dichiarazione di Primo Maragliulo, l'allenatore del Lanciano, che parla, nel, che parla del finale di stagione e dell'obiettivo Salvezza, Maragliulo che insieme ad altri giocatori e rappresentanti della società ieri ha partecipato a Castelfrentano ad un'iniziativa all'interno delle scuole per quanto riguarda l'educazione e il rispetto. Allora andiamo ad ascoltare Primo Maragliulo. Beh, è chiaro che la promessa principale è quella che i ragazzi fino all'ultimo secondo dell'ultima partita non molleranno, questo è chiaro. Per quanto riguarda la stagione diciamo che come, come spesso accade ci sono sicuramente momenti molto positivi, qualcun altro negativo. Diciamo che nel contesto generale siamo arrivati eh, ad un punto dove siamo consapevoli che insieme a tante altre squadre dovremmo giocarsi giocarci la salvezza, da un lato è una cosa positiva perché in alcuni momenti della stagione si pensava che questo non potesse accadere e invece adesso siamo lì che ce la giochiamo e come ho detto prima la promessa è che sicuramente fino all'ultimo secondo non molleremo. Adesso scendiamo in Lega Pro per parlare del Teramo. Per il Teramo arrivano buone notizie dal settore giovanile. Infatti sono stati convocati per uno stage di allenamento con la rappresentativa Under 16 di Lega Pro nelle giornate di martedì 12 e mercoledì 13 aprile a Coverciano Alessandro Fagioli classe 2000 e Federico Mosca classe 2001. Entrambi sono attaccanti così come attaccante. E Paolucci che andremo ad ascoltare tra poco, però c'è una brutta tegola per quanto riguarda la prossima partita di Siena perché Cenciarelli non sarà della partita. Allora andiamo ad ascoltare proprio Paolucci. È stata un'esperienza positiva, non mi aspettavo di fare tutte queste partite. Mister mi ha dato molta fiducia, Spero di, che ho, cioè, penso di aver fatto un buon campionato anche essendo giovane. E cerco di finirlo al meglio e far bene altre, le altre partite sì. anche cose nuove una bella esperienza cose che diciamo che nelle altre squadre non avevo fatto quindi serve per il mio bagaglio per, per i prossimi anni eh, magari non sfruttiamo al meglio le occasioni oppure diciamo giochiamo troppo di finezza non concludiamo mai in porta eh, magari questa è stata l'unica diciamo queste pecche di questo campionato, che non riusciamo mai a far gol, però in allenamento ci impegniamo al massimo, in tutte le azioni cerchiamo di far gol, anche il mister lo vuole e speriamo in queste altre partite di riuscire a fare più gol. Sempre per quanto riguarda la Lega Pro, adesso andiamo in casa dell'Aquila che scenderà in campo in Toscana ehm, a Prato con uno striscione in ricordo delle vittime. La volontà dei rossoblù è di vincere anche in loro memoria e anche per eh, tentare di, eh, di salvarsi e quindi di conservare la categoria. Una partita, quella di Prato, davvero cruciale per il cammino. Uh, dei rosso-blu. Allora, andiamo a vedere insieme il servizio. L'Aquila ha lavoro per preparare la prima delle ultime cinque gare di campionato da cui passerà la salvezza degli uomini di Perrone. Domenica pomeriggio si va a Prato con il ricordo nel cuore delle 309 vittime del terremoto di sette anni fa. Dopo la commemorazione del 6 aprile, anche prima del fischio d'inizio, gli uomini di Perrone ricorderanno i morti del sisma scendendo in campo con uno striscione preparato dai familiari delle vittime. Per il rosso -blu potrebbe rappresentare un ulteriore Stimolo extra calcistico per centrare la vittoria, regalare un sorriso ai tifosi e avvicinare l'Aquila alla salvezza. Questo è il pensiero anche di uno dei protagonisti annunciati, l'esterno d'attacco o all'occorrenza fantasista Vittorio Triarico. Questo, questo giorno per l'Aquilani è un giorno molto triste e, e noi siamo fortunati di giocare subito dopo tre giorni. E Dovremmo cercare di regalare un sorriso a tutti gli Aquilani. Intanto sul fronte formazione a Prato mancherà per la squalifica il centrale difensivo Giordano Maccarrone. Il tecnico Carlo Perrone dovrebbe però confermare la 3-5-2 inserendo in difesa uno tra Sanni e Bruno nel trio davanti al portiere Scotti. Sulla fascia è probabile l'esordio di Christian Chirieletti, fresco di tesseramento, mentre in avanti stanno salendo le quotazioni di Andrea Mancini per una maglia dal primo minuto. È tutto per questa prima edizione del TG6, io vi ricordo i prossimi appuntamenti che sono alle ore 19 e poi la terza edizione alle ore 23. Grazie per essere stati con noi, vi auguro una buona giornata.